1969, Apollo 11 carries the first men to the moon. 50 years later, Martos M is taking us back. Apollo 11. Apollo 11 carries the first men to the moon. 50 years later, Martos M is taking. Giochi e attività. Laboratori per grandi e piccini. Un planetario per conoscere la volta stellata, mostre di fumetti, proiezioni cinematografiche e visite guidate dedicate all'architettura della sede. Questo e molto altro, ciò che l'ASI ha proposto in occasione della Notte Europea della Ricerca. Allora, questa è la prima volta che veniamo qui io e la mia famiglia, con le mie bambine, e devo dire che l'ambiente è bellissimo e riproduce molto. Abbiamo seguito una visita guidata dove ci spiegavano appunto che è tutto un po' riprende il cielo, le stelle, i pianeti, ed è stato bellissimo fare la visita guidata. Poi vorremmo partecipare, ancora non ci siamo riusciti, al laboratorio delle Lego, e c'è tutto un piano ancora da seguire, c'è fino alle 23 abbiamo tempo, quindi speriamo di fare anche qualcos'altro. Apollo 11 carries the first men to the moon. 50 years later, Martos M is taking us back. Apollo 11. Anche per l'edizione 2019, i partecipanti che hanno varcato le porte dell'agenzia hanno registrato un'affluenza significativa, sfiorando le 1000 presenze. Ma questa non rappresenta l'unica iniziativa volta ad avvicinare cittadini e aspiranti scienziati al mondo dello spazio. È oggi oramai una consuetudine per l'ASI ospitare eventi aperti al pubblico. Solo per citarne alcuni, l'iniziativa Open House sulle architetture avveniristiche della sede, la rassegna cinematografica Spazio Cinema, le visite guidate per le scuole, per non parlare dei numerosi convegni e workshop. E ogni anno di più vediamo una maggiore adesione a questa manifestazione, di questo siamo molto contenti, perché questo ci consente ogni anno di migliorare l'offerta calibrandola sulle richieste di quello che è il pubblico che viene presso la nostra sede. Allora, bellissima iniziativa, bisognerebbe ripeterla più volte, non solo una volta l'anno, perché per i bambini è molto istruttiva. La Notte Europea della Ricerca è stata organizzata in collaborazione con l'associazione Scienza Insieme, a cui partecipano diversi enti di ricerca, tra cui il CNR, Enea, INAF, INFN e le Università La Sapienza di Roma e della Tuscia di Viterbo. Nel corso della serata è stata inaugurata la mostra di Armando Pelliccioni, fisico e artista, e ha aperto i battenti lo Space Science Data Center dell'ASI, con attività manuali ed interattive che hanno permesso al visitatore di toccare con mano il lavoro dei ricercatori. 2019.